fare, qui non voglio ottenere nulla, perché il mondo dell'editoria è un mondo chiuso, è una cloaca più che un mondo. Esatto. I primi due libri che ho pubblicato di Mario sono stati in dialetto romagnolo, che è il suo grande amore, il primo grande amore. Nel primo abbiamo accurato la traduzione di poemetti di Silvio Tarso, li ha tradotti ovviamente dalla lingua, dal volgare al romagnolo. Secondo lavoro ha raccolto una serie di aneddoti del professor Landoni, anche questo lavoro molto bello, anche questo è romagnolo, poi è passato a scrivere in lingua volgare. Altro libro che gli ho prodotto io, ovviamente qui abbiamo la curatrice, il writer dei suoi lavori, si intitolava Storielline. Storielline è un po' quello che poi riprende il filo conduttore che ci porta anche questo ultimo libro, che è praticamente un copione, adesso forse teatrale, all'inizio un soggetto cinematografico. Perché Storielline, parte di Storielline, quelle che ho pubblicato io, sono state poi riprese dall'editore. Buonasera, ma non viene iniziato, ci abbiamo aspettato. Io. Poi da qui un filo conduttore lo porta all'ultimo lavoro che siamo qui a presentare, un lavoro che ha pubblicato quest'anno, pochi mesi fa. 6 milioni di copie in Italia, sono in Italia, sono in Italia. Io sono quello che ha la percentuale sui 6 milioni, quindi sono nominato. E questo qui ha avuto una gestazione tipo cetaceo, perché da quando lui l'ha finito e se l'è trovato come oggetto, sono passati alcuni mesi, diciamo così, usando un tentativo per incompressioni tra l'autore e l'editore. Praticamente si lo smette lì, ma non è proprio queste cose. Ecco, io ho avuto ovviamente l'imprimato di leggerlo, e anche qui grazie al lavoro della Cinzia, no, perché è vero che vanno bene. E quindi ci troviamo di fronte a una storia dove sono praticamente illustrati, sono dei quadri, dei soggetti, degli acquarelli, dove lui mette in mostra quelli che sono i suoi grandi amori. Non ci crederete, traspare qualcosa di Torino Guerra. So che vi ho sorpresi, però qualche cosina di Torino Guerra. Ma comunque, a parte questo, traspare, secondo me, poi io non è che capisca molto, si sente anche dall'eloquio, traspare molto una malinconia di fondo, soprattutto per quelli che erano i nostri grandi valori, ancora prima che italiani e romagnoli, perché noi romagnoli siamo un qualcosa di a sé stante, noi siamo bruschi, ruvidi, poco portati alle smancerie, e in un primo momento non siamo neanche affrontati, ma una volta che tu hai aperto il cuore di un romagnolo, il romagnolo ti dà fuoco. Ma quello che fa veramente la differenza del romagnolo è la malinconia. In questo libro c'è una vena malinconica incredibile, che addirittura va a attingere nel senso di colpa. Il protagonista di questo libro, che poi lo troviamo, come ripeto, in Storielline e nel libro dopo in Fantasie, è un signore che si mette in animo una colpa che non può avere, ed è la colpa di avere dato l'opportunità a tante persone di guidare la macchina, e quindi si fa carico. Io no, io ho avuto la fortuna che c'era l'ex moglie di suo marito, di suo fratello, ed era molto meglio di Mario. Anche perché come donna Mario, mi si perdona, è un cesso, quindi potevo dirlo. E quindi c'è questo signore che si mette in animo un qualche cosa, una colpa che non ha, perché tutto quello che può accadere per colpa di un patentato, di uno che guida, che crea il disastro, questo uomo se ne fa carico emotivamente, e allora decide di fare un qualche cosa di eclatante, perché per il momento è eclatante. Indietro le lancette dell'orologio, quindi insegnare ancora a muoversi.
muoversi nel mondo per le strade, ma non più in macchina, ma in bicicletta. Questa bicicletta ti dà l'opportunità, per un fatto di velocità, per un fatto di sentori, di colori, di profumi, di immagini, di riavere, di riappropriarti di quella che è la tua Romagna o comunque di quello che è il tuo vissuto. E da qui ovviamente di mano in mano vengono a comparire i vari personaggi, e ogni personaggio in questa storia, che è una storia anche di una famiglia popolare, quindi c'è il fatto della conflittualità fra padri e figli, che è più uno scarto generazionale che un fatto esclusivamente di famiglia. E ovviamente c'è la fantasia, quindi ritorna Tonino Guerra, ritornano tutti quelli che sono le sue grandi passioni. Io ho guadagnato 750 euro, se lui vorrà vi prendo la parola e ho piacere che ve lo spieghi lui. Uno dei protagonisti si chiama Tonino, anche questo è... Casualmente, cioè, non l'ha detto, ma come potrò essere a me, c'è un caso di quel pompe. Ci saranno gli aquiloni di Tonino, ci saranno tante situazioni che adesso vi racconterà. Mario Rossi al quinto lavoro, speriamo che diventi una cosa veramente bella. Thank you.